La bonifica è tornata al centro del dibattito in città, questa volta dialogando con la società civile. È tornato ad incontrare la stampa e le realtà produttive del territorio Emilio Errigo, commissario straordinario per la realizzazione degli interventi di bonifica e recupero del danno ambientale nel SIN di Crotone, questa volta presso la sede della Camera di Commercio, alla presenza del presidente Pietro Falbo, Antonio Zito, responsabile del sito Eni di Crotone, e Antonio Casillo, presidente Confcommercio Crotone. Io ho intenzione di non far perdere tempo ai cittadini, perché i cittadini non possono attendere, non è il commissario che non può attendere, e sono i cittadini che hanno il diritto di vivere bene in una realtà complessa, complicata, difficile, per cui io farò di tutto, credetemi, metterò ogni mia energia per far risorgere Crotone e nella rigenerazione del territorio, riqualificando il territorio e cercando di dare quella spinta economica che possa contribuire a migliorare la qualità della vita e soprattutto la salute dei cittadini. Errigo, generale di brigata della Guardia di Finanza a riposo, nelle settimane scorse, durante un incontro pubblico con l'amministratore di Eni Rewind Paolo Grossi, aveva spiegato l'intenzione di realizzare la bonifica a Crotone ad ogni costo, rivelando che, in extrema ratio, per assicurare la difesa civile e la salute dei cittadini, avrebbe esercitato il previsto diritto di avvalimento delle forze armate. Io vi assicuro che ove mai non si dovesse trovare un sito all'interno o all'esterno del territorio nazionale, non a Crotone, e a Crotone ove mai ci fosse bisogno, potrebbero, se ci sono le condizioni giuridiche necessarie, essere messe in sicurezza i residui dei processi di trattamento e depurazione dei contaminanti. Cioè, nel senso, dopo aver trattato con soil washing, che è una procedura abbastanza completa, soil mixing o altre tecnologie riconosciute dalle norme tecniche internazionali, questi residui, questi limitati residui, abbiamo pensato naturalmente di ricorrere a quelli che sono i siti normalmente utilizzati per confinare i rifiuti delle organizzazioni contaminate, cioè delle forze armate. Vi ricordate voi quando c'è stato il problema dei siti contaminati, amianto, quando c'è stato tutte le problematiche che hanno investito diverse realtà nazionali? E lì la difesa ha dimostrato di essere veramente pronta l'ottavo reggimento NBCR, che ha sede a Civitavecchia, un reparto altamente specializzato dell'esercito, si occupa della bonifica dei siti contaminati. E quindi, ma io non ho questo timore di non trovare un sito, io lo troveremo un sito idoneo, lo troveremo, perché abbatteremo i contaminanti, proprio ridurremo al massimo, e poi cercheremo di fare il massimo per raggiungere i risultati che tutti ci auguriamo, insomma.